momento profondamente intenso di comunicazione, di integrazione, dove per integrazione, per partecipazione e condivisione noi intendiamo la perfetta sinergia e la sintonia tra le diverse realtà. E oggi abbiamo avuto l'opportunità, quindi la fortuna, anche l'onore, di interagire con la comunità islamica attraverso il prezioso suggerimento del presidente del comitato di gestione della biblioteca tutto e del suo presidente Matteo D'Alena, che ringrazio, che ci ha fornito l'opportunità preziosissima di donare dei libri alla comunità islamica. Questo è una partenza buona, diciamo, per dare un segno a tutte le altre istituzioni, enti, associazioni culturali e così via, per promuovere questo scambio interculturale, interreligioso fra tutte le altre etnie. Io volevo ringraziare la comunità per aver accolto questo invito e soprattutto la biblioteca per essersi aperta all'esterno, perché sembra che sennò le istituzioni si chiudono all'interno dei palazzi, invece a dire la verità sul nostro territorio non abbiamo di queste, diciamo, di queste situazioni, di queste realtà. Però credo che sia un arricchimento più per le persone che vengono in contatto, ecco, con le vostre scambio. Sì, uno scambio culturale. E soprattutto viviamo al contrario quello che ci dicono dal nord, no? Di respingere e di fare di tutto per non avere contatto con gli immigrati, quasi. Invece le istituzioni dovrebbero promuovere e cercare di accogliere.